I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 2/03/2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Un saluto a tutti gli amici, benvenuti a questa breve pillola. Beh, sapete che è una piccola anteprima di Casalotto che arriverà tra pochissimo, sempre qui sul canale 164 sulla TV. Ce l'ho fatta, ciao Marco, ben ritrovato! Ciao Arianna, ben ritrovata. Lo so, insomma, siamo un po' veloci perché il tempo è davvero tiranno. Intanto, Pochissimo! una buona, buonissima domenica va a tutto il pubblico della TV, quindi il canale 164. Sono davvero pochi i giorni, quindi davvero possiamo fare il conto alla rovescia. Ancora non diciamo la data esatta, ma manca davvero poco alla partenza ufficiale delle dirette. Già nella scorsa settimana, ma anche in questa, ne abbiamo un po' parlato attraverso le pillole su come saranno poi sviluppate le dirette, che sono ovviamente tutt'altra cosa rispetto a questi 14 minuti e qualche secondo che abbiamo a disposizione. È proprio davvero un entrée, un mini antipasto di quella che sarà una trasmissione nota a tanti, conosciuta da tantissime persone. E noi, insomma, speriamo che tutti arrivino poi anche sulla TV e il 164 possa portare avanti l'avventura della trasmissione Casalotto, che è davvero datata di qualche annetto fa. Eh sì, ricordiamo quanto Beh, tempo? Casalotto ha 11 o 12 E anni, Marco e io e io? Lio 19. Di età, Però. però, ho 19 anni io. Ecco, da Quindi tra poco poco maggiorenne. 20 anni si Esattamente. festeggerà, Tra poco wow! 20 anni ed è Un grande una roba che mi traguardo. spaventa, perché quando ci penso di essere qui in Casalotto, comunque nelle trasmissioni dove abbiamo partecipato con Lio, 5-6 anni, ma già. Dire, se, quando poi mi rendo conto che sono davvero 18-19, mi viene l'ansia. Poi ti guardo, tu ne avevi 18 quando hai iniziato e sei andata Piccolina, avanti. sì. Bene, quindi insomma in questi appuntamenti cerchiamo di farci conoscere, cerchiamo di far capire che cos'è Casalotto. Casalotto è la casa dei numeri, dove ci sono consigli di Marco e Lio, consigli degli esperti proprio per le estrazioni. Beh, tra poco andremo a vederne uno. Intanto ecco qui il blog di Casalotto, dove potete rivedere le puntate anche in streaming, quindi archiviate, rimangono lì in ogni occasione, voi potete andare a rivedere. E poi Facebook, Lio Marco, Casalotto, e poi il numero di WhatsApp che l'abbiamo visto prima passare, 3386849539. Beh, intanto segnatevelo perché avrete la possibilità di partecipare proprio con noi nelle dirette. Abbiamo anche Esatto. tante notizie, anche questa sera, anzi oggi ne avremo una, ma direi subito di partire con i numeri. Esatto, partiamo con i numeri e come già ho detto in mille volte in queste pillole, credo ormai di ripeterlo ogni volta, ovviamente all'interno di questo mini contenitore che vuole essere solo un ti ricordo che Casalotto sta per iniziare, diamo un piccolo consiglio che ovviamente durante la trasmissione, quella vera, la vedete già anche altrove, quindi insomma noi abbiamo ripreso il 15 di febbraio, quindi sapete già che in diretta ci siamo tutti i giorni, il pomeriggio, la sera, con l'estrazione in anteprima nazionale. Questo canale sta aspettando appunto di partire insieme a noi. Quello che volevo ricordare è che durante le nostre dirette abbiamo ovviamente tutto il tempo materiale, perché c'è un'ora e con la TV ci sarà mezz'ora in più e quindi il pomeriggio sarà davvero lungo insieme e anche l'appuntamento serale, quindi quello delle ore 20, non si fermerà alle 20:30, ma rimarremo insieme fino alle ore 21. E questo è un aspetto importante perché il dopo estrazione vero vissuto qui dagli studi di Casalotto diventerà un contenitore importante, perché io e Lio sveleremo anche come si applicano alcuni calcoli su un semplice tessuto estrazionale. Dicevo, durante gli altri appuntamenti, soprattutto nel pomeridiano dove il tempo non è tiranno, abbiamo modo di andare a vedere se ci sono stati i risultati nella precedente estrazione e insieme andiamo anche ad analizzare il tessuto estrazionale
finale, spiegando le condizioni e le motivazioni che ci portano poi a dirvi questo è il nostro consiglio. Un aspetto importante di Casalotti, lo voglio sottolineare proprio in queste pillole, noi non garantiamo mai nulla, quindi non siamo ufficialmente in grado di dirvi che il terno sicuro noi ce l'abbiamo, ma semplicemente con voi percorriamo estrazione dopo estrazione le tante possibilità che la stessa ci dà. Il lavoro mio di Lio è di ridurre ai minimi termini, quindi all'osso, quella che diventa una giocata valida per tutti. Insomma, ci divertiamo. Quando non si vince nulla, in diretta diciamo stasera non è andata un granché, e quando ci sono, e per fortuna ce ne sono davvero tanti, i risultati, beh, insomma, qui nessuno urla, ma la gioia è ovviamente da tutte e due le parti, da questa parte ma anche nei salotti di casa vostra. Detto questo, seguitemi in redazione, perché questo più o meno è uguale a Casalotto. Non riuscirò a contestualizzare, perché il tempo è davvero poco, il contenuto, ma parliamo di uno dei numeri più seguiti da Marco e da Lio. Sapete già qual è, non ve lo dico qua, venite con me. Rieccoci, allora, come dicevo dallo studio, una delle caratteristiche non più importanti, ma è sicuramente un numero molto pesante, ecco, il numero 90, spessissimo io e Lio lo utilizziamo, in quasi tutte le estrazioni viene considerato a livello tecnico. Sapete che noi abbiamo delle nostre ricerche, quindi sono calcoli nostri, mi piace aggiungere un po' copiati ovunque, una volta nessuno parlava del 90, ora il 90 lo vedo sotto vostra indicazione ovunque. Poi, non mi interessa, noi abbiamo ovviamente le nostre basi, non vuol dire che con Marco e con Lio 100% il 90 è sicuro, ma sapete già come funziona. In molte occasioni vi sveliamo durante le nostre dirette qual è il calcolo che porta a quel particolare numero, e devo dire, insomma, i risultati in ambata sono veramente tanti. Proprio in questi giorni abbiamo ripercorso dal 15 di febbraio, quindi quando siamo ritornati in TV, anche a queste mini pillole dove non si parla di numeri, che tutti i 90 che sono arrivati e i 9 li abbiamo tirati a casa. Abbiamo avuto in totale dalla metà di febbraio un paio di estrazioni che sono state orribili, e quindi il gioco del 90 purtroppo non aveva dato risultati. In tutte le altre, tra l'ambata, il doppio ambo su ruota, ambi eterni a tutte, è veramente andata bene. Ora la devo piantare perché il tempo è veramente poco. Vi ricordo che un ottimo consiglio dedicato a questo numero, quindi per noi non caro, ovviamente non c'è nessun tipo di affetto nei confronti del 90, ma è un numero che ci piace soprattutto perché abbiamo imparato a calcolarlo, con l'895095 troverete il consiglio per martedì. Siamo già arrivati alla settima estrazione del mese di marzo, quindi oggi è domenica. Io spero che questa pillola che va poi in replica la vedano in tanti, ma che in tanti poi possano scegliere attraverso il tasto 3 il contenuto dell'area lotto dedicato al gioco del 90. Poca roba, come sempre, doppio ambo eterno. Ora per voi, ricordo che i cellulari TIM, Vodafone, Wind 3 pagano il totale di chiamata 3 euro, mentre 2 euro è il costo da tutta la rete fissa. Dal portale 895095, tasto 3. Muoviti, c'è nell'aria qualcosa, forse profumo di rosa, il volo di una mariposa, una presenza sinuosa. Aggiungi al 9 lo 0 e spaccherai il mondo intero, e dentro al corpo e canta la gloria del 90. Cambiati, metti un vestito da sera, rinnova l'atmosfera, vola nella stratosfera, entra nella nuova. Aggiungi al 9 lo 0 e spaccherai il mondo intero, e dentro al coro poi canta la gloria del 90.
che ti senti dentro, cogli il tuo momento, impegnati a fare centro, e vai dove ti porta il vento. Eccoci, allora andiamo a vedere la notizia di questa pillola. E allora parliamo di Stella, quindi tante stelle da Stella. Un gioco di parole, ma ora capiamo perché. Eccola, la riconoscete? Parliamo di una sfilata. Anna Wintour, François-Henri Pinault, Christine Scott Thomas, Isabelle Huppert, Arizona Muse, Amber Valletta, Anya Rubik, Noomi Rapace, Lewis Hamilton, sicuramente ho sbagliato qualche nome, Kenya Kinski Jones e ovviamente papà Sir Paul McCartney con la nuova moglie. Mancava forse qualcuno di quelli che contano alla sfilata parigina di Stella McCartney? La stilista britannica ha, come sempre, chiamato a raccolta una parata di stelle affezionate al suo stile, apparentemente semplice, ma in realtà molto sofisticato. Sono queste le sue creazioni? Beh, queste sono alcune dell'ultima. Della sua ultima collezione? No, non solo, perché forse la foto di prima erano vecchie. Comunque, non ti piace? Ha fatto... non particolarmente. Io sì, la trovo... Sì? Sì, io poi amo la bizzarria, quindi è quell'estro. Giustamente tu hai detto apparentemente semplice, ma poi sono di gusto estremamente raffinato e complicato. Ha uno stile particolare. Devo dire, non mi piace molto in questa versione lei alla Barbara Streisand. Sì. Perché no, la preferivo un po' prima. Era un po' più smunta, però vabbè, insomma, gli anni passano anche per lei. No, la sua è una linea che mi piace. Devo dire che a oggi tutto ciò che ha fatto è abbastanza azzeccato. Sai che ogni stilista un flop, insomma, una stagione magari malandata, certo, e mal creata, ovviamente ce l'ha. Lei riesce, insomma, a tenere bene quello che è un clima e un ambiente, perché la crisi, riconosciamolo, è mondiale. Sì. Ancora non è un difficile, facile, no, certo. Oggi è difficile. Siamo un po' tutti abituati ad attendere i capi d'alta moda negli outlet e quindi, insomma, devo dire che c'è un altro prezzo. Sì, purtroppo c'è un crollo anche da quella parte e quindi diventa anche poi complicato. Però lei... Beh, ha avuto successo, sì, ha iniziato, sì, e continua a averlo. Non ricordo per chi lei disegnasse. Prima. Non ne ho idea. Io ho l'impressione che o era Richmond o non lo so. Poi si è creata la sua. Io ho questa sensazione. Ma prima o dopo? Ricordavo un nome non so aiutarvi. Più teatrale, oltretutto, e quindi, insomma, credo le sia rimasta una linea, difatti non è una linea proprio da normale. Tutti i giorni, esatto, giusto per andare a fare la spesa. Ma poi i tagli, le forme sono, insomma, un po'... I colori mi piacciono molto, è vero, è vero. Mannaggia, sono brevi pillole, quindi dobbiamo già salutarvi, pochissimi secondi. Attendiamo il grande inizio di Casalotto, che avverrà tra pochissimo. E allora, grazie a tutti voi, ciao Marco. Grazie Arianna, buona domenica. Allora, un buon proseguimento di questa fantastica giornata. Gucci. Eccola. Io avevo in mente una roba più esotica, invece era così casereccio, Gucci. Va bene, comunque, detto questo, stavo dicendo buona domenica a tutti voi, ci vediamo domani con altre pillole qui sul 164 e le dirette ovviamente dall'altra parte. Grazie ancora e pochi giorni la partenza anche qui per gli amici della TV. Grazie ancora. Ci rivediamo con un inizio della settimana sempre in compagnia di Casalotto. Ciao.